Ma sogno sempre più vascitia. Ah, ora sì. Ora sì. Allora, tutte le tossiche che devi fare, falle ora. Ma se mi viene ruotato anche. Ciao a tutti ragazzi, con SoftogixBurri e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati con mio padre, ma papà Murri non è qua oggi. Che poi io non ho mai capito perché ti chiami papà Murri. Cioè, lascia presagire che il tuo nome sia Murri. In realtà no, sì, papà sei Murri. Però vabbè, ormai sei papà Murri e tacco lì. Comunque, oggi non siamo qua con una reazione. Evento. Quando dici tu la smetti, quando io parlo di fare. Faremo un quiz. Perché come avrete letto dal titolo, oggi siamo qua per vedere quante ne sa papà Murri sulla trap. E chi è sta trap? Arriere. Come cos'è la trap? Già partiamo malissimo. La trap è un genere musicale del quale noi siamo critici e, diciamo, avanzati, ecco. Che darò signorina. Che dare sfere baisa, che darò signore. Allora, come puoi vedere, abbiamo qua il nostro quiz con in copertina, qui piccolo piccolo lo hai visto che non riconosci? No. Sfere basta. Chi? E poi qua sopra abbiamo la copertina di Bimbi, che è un featuring tra Gali, Sfera Ebbasta, Izzy, Charlie Charles e mi pare Sick Luke pure. Abbiamo tutti i presupposti e le carte in regola per iniziare questo quiz. Vediamo quanto ne sa mio padre sulla trap italiana. Giochiamo. Devi completare la frase. Il triplo 3 ti circonda, il triplo 6 ti circonda, il triplo 7 ti circonda, la tripla R ti circonda. C'è un triplo di mezzo. Ricordati, abbiamo poco tempo. Ti do un indizio. Dark Polo Gang. Dark Polo Gang cosa dice sempre? Triplo? 4. Non c'è 4, è tra questi che devi scegliere, dai! 3. La tripla R non era la Dark Polo Gang. Chi se una sapeva, manco io! Facciamoci un applauso che inizia. Esatto! Okay, che inizia. Che iniziamo alla grande. Come si chiama Izzy nella vita vera? Jonathan Boschetti. Mario Molinari, Galia Amduni, Diego Germini. Allora, ti dico già che non si chiama Jonathan Boschetti perché Sfera Ebbasta. E già ti ho dato un aiuto. Quali tra questi tre? Mario Molinari, Galia Amduni, Diego... Galia Amduni. Ma se Gali è il nome di un altro trapper, ma può essere mai che si chiama? È come se un calciatore si chiama Maradona e Rossi. Andiamo avanti, perché ovviamente non ci fermeremo assolutamente per queste baggianate. Non ci ferma niente e nessuno. Nell'intervista di Matrix a Sfera Ebbasta, che è quello che ti ho detto prima, sì. Che singolo fanno ascoltare perché adatto alla puntata a tema lusso? Figli di papà, Billionaire's Money Gang. No, non c'è. Notti o Bang Bang? Tema lusso, secondo te quale? Figli di papà. Figli di papà! Attenzione! Questo lo sai perché hai visto la puntata di Matrix, ovviamente, no? Ma quando mai? Perfetto. Come si chiama il pezzo di Sfera Ebbasta in cui collabora con Coyote? Joe Bistard. A7, Daddy, Lingerie o Cartine Cartier? Daddy. Daddy? No, penso. Chiarocola! Manco io lo sapevo, ragazzi, nemmeno io lo sapevo. La domandina. Come si chiama il tatuatore di Sfera Ebbasta? Il tatuatore di Sfera Ebbasta. Luca Mamone, Black Bear, che significa black, nero, orso, orso nero. Non ha un tatuatore, Charlie Charles. Allora, io ti dico già che Charlie Charles non è e non ha un tatuatore, non è. Gli altri due, 5, 4. Luca Mamone! Si chiama Sfera Ebbasta, ma può avere un tatuatore con un nome così lofio. Black Bear è già lui, dice minchia, chi è il tuo tatuatore? L'orso nero! Chi è il tuo tatuatore? Luca Mamone. Andiamo avanti. Per la perseveranza aiuta i genitori. Che origini di provenienza ha Gali? Oh, indiane, islamiche, marocchine o tunisine? Guarda, 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 facciamo la bomba. Indiane o tunisine? Minchia, non puoi sbagliare. Indiane o tunisine? Tunisine. Bravo! Incredibile! Perché ovviamente ti ricorderai Willy Willy, no? Dove canta in arabo? Come fa Willy Willy? In quel modo. Tipo? Più o meno? Ah, Willy Willy. Ah, Willy Willy.
È come Willy Willy. Bravissimo. Ah, Willy Willy. Bravi, minchia, tutta, sai, ma hai visto il concetto? Esatto. In che anno è nato Tedua? Tedua. Super Mario Ballo Tedua. 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 Dimmi. 98, 96, 94, 92. 94. 92. Decidi. Decidi. Non lo so manco io, quindi che cazzo vuoi? 94, 92, 92. 94! Io te l'avevo detto. Ma chi minchia vuoi? Io non ho parlato! Tutte cose tu facessi! Non sei manco sicuro di quando nascesti tu! Mi odi anche, ora ti amo, non ti supplico. Ora ti ho, ora mi ami. Ora mi ami. Ma mi è venuta un'idea, ragazzi! Se questo video arriva a 30.000 mi piace, faremo completa la frase trap anche con mio papà. So che in questi giorni è uscita con Jumpitech, ma la faremo anche con mio papà. Certo. Figo, no? Come si chiama Tedua nella vita reale? Ti prego, questo è facile. Jonathan Molinari, Mario Molinari, Mario Boschetti o Mario Germini? Germini. Ma io non lo conosco. Come si chiama? Mario Germini. Come si chiama? Mario Molinari. Non mi interessa niente. Non... Ma non è che. Non è che ti fai un dispetto a qualcuno su non ne fotte niente. È un quiz. Cioè, non è che lo stiamo facendo per fare il ripic a qualcuno. Ma mi stai obbligando a fare questa cretenata. Intanto io non ti obbligo perché vieni regolarmente non retribuito. E soprattutto non facciamo niente che sia. Che non sia contro voglia. Quindi, no, come no? Che non sia contro voglia. Contro... Andiamo avanti. Vedi com'è la cultura è utile per prendere in giro gli stolti, eh? E quelli che non hanno studiato. Qual è il vero nome di Sfera e Basta? Questa è facile. Lorenzo Boschetti, Paolo Boschetti, Gabriel Boschetti o Jonathan Boschetti Squidran. Jonathan Boschetti. Jonathan Boschetti di sicuro. Batti 5! Batti 5! Allora fammi un triplo 7. Allora dai, fammi un triplo 7. Un triplo 7. Bravissimo. Siamo ancora in gara. E abbiamo trovato il re! Forza papà! Se insertiamo questa, siamo a cavallo. Questo mese è andata bene. Ho fatto 10.000, 3 bit, 1.000 o nessuna delle precedenti. Doppia chance, così possiamo... Dai, sparane due. 10.000 e 1.000. 10.000! Mi hai fatto bruciare pure la doppia chance! Attenzione! Attenzione! Dai, fino a quando non moriamo! Il re di nuovo! Papà, è un segno del destino. Sono un ragazzo semplice. Sento Izzy e grido Wè wè. Ski ski! No, o gang gang. È una cosa che lui dice sempre. È un tormentone che lui dice sempre. Tu quando vedi qualcuno che gli dici, cosa gli daresti? Wè wè! Uè uè! Attenzione mio papà, il fan numero uno di Izzy. E continuiamo, stiamo andando benissimo. Il re! Il re! Vai, come si chiama il freestyle di Izzy sulla base di Charlie Charles? Non ha mai fatto un freestyle, Niagara freestyle, Sobrio freestyle o Salvini freestyle? Dai ti aiuto, è tra questi due, Niagara e Sobrio. Niagara. Sicuro? Forse. 3, 2, 1. Voilà. Che cazzo sta succedendo? Come si chiama la crew che fonda Gali nel 2011? Wild Bandana, BHMG, Dark Polo Gang o Troop d'Elite? Dark Polo Gang non può essere, giusto? Troop d'Elite. Non ci credo! Ma tu urli allo stesso modo per tutti i cose? Tina, la guida. In che mese è uscito l'album di Izzy Fenice? Maggio, giugno, settembre, dicembre. 30 giorni a novembre, con aprile, giugno e... Settembre! Maggio, con aprile, giugno e maggio, ignorante! Va bene ragazzi, direi che questo video possa concludersi qua. Diciamo che mio padre ha fatto... mediamente schifo su questo test, però a 30.000 like facciamo anche con papà la... Meglio non raggiungere 30.000 like, così non facciamo più niente. Facciamo completa la frase trap, sì, con mio padre. Niente, te ne puoi andare a fare la copertina. Ci vediamo al prossimo video. Invece ciao! Noi facciamo la copertina.
devi guardare il telefono, tipo così, guarda. Oh, a mettere la mano qua. A taluta telefono, cazzo.